Appassionati di pallamano, buonasera, buon pomeriggio, ben ritrovati all'interno delle stories Instagram della Federazione Italiana Gioco Handball. Siamo in diretta come da un po' di sabato ormai per dedicare questo tardo pomeriggio a Top Tips, ovvero la rubrica in cui i giocatori della nazionale azzurra vi danno consigli in base ai loro ruoli. Stiamo scoprendo pian piano i vari ruoli. Oggi toccherà a quello del pivot. Con Valerio Sampaolo abbiamo parlato del portiere, con Martin Sonnerer delle ali, poi successivamente con Michele Scatard del ruolo del terzino. Oggi tocca al pivot e abbiamo un super ospite perché si tratta del capitano della nazionale Andrea Parisini, pivot doc. Aspetto dopo avergli consegnato addirittura l'account qualche giorno fa per intervistare Pasquale Maione. Adesso lo aspetto nel suo più naturale ruolo di ospite, anche se in realtà è stato anche un super giornalista, tra virgolette. Lo chiamo in causa. Ciao Eccoci qua. Ciao. Tutto Ciao Andrea. Allora, bene? tutto a posto tu? Tutto bene, sempre in casa, quindi. Sempre in casa, sì, diciamo tutto bene così. Esatto. Ma lì come sono le limitazioni adesso? Noi siamo alla fase Adesso. 2, no? Siamo arrivati. Esatto. Noi in teoria dal lunedì inizia questa fase 2, che riaprono alcuni negozi, si può fare attività all'aperto, ma cosa che qui già si poteva fare, però si può andare un po' più distanti di 1 chilometro da casa tua. Riapriranno le piste di atletica, quindi per gli atleti si potrà andare lì per correre, per non farlo su strada, e non tantissime altre cose. Non so ancora per parrucchieri, bar e queste cose, perché la Francia sarà divisa in zone rosse e zone verdi. Noi, per fortuna, dove vivo io, siamo zona verde, e quindi le altre cose ancora non so, però pian piano si riprende anche qui. Senti, qualche giorno fa intanto vi siete rivisti con i compagni di nazionale, ho visto. Sì, abbiamo fatto una riunione, sembra Giovedì, l'altro giovedì, ieri, giovedì, giovedì. esatto. Giovedì, sì, è stato bello. Cioè, io sento molto tanti tanti compagni di nazionale, non, Certo. però comunque vederli tutti in una videoconferenza è stato bello, fare due battute così, anche se poi ci sono detti molte cose importanti, però all'inizio si è scherzato e fa bene, quei 10-20 minuti di battute che non senti dall'ultimo stage, in poche parole, fa piacere. Bene, ascolta, allora, come funziona lo sai più o meno, quindi sono domande che Sì. riguardano esclusivamente proprio il tuo ruolo e sono domande che sono arrivate quasi tutte, alcune le ho aggiunte io, ma sono quasi tutte arrivate dai fans, insomma, dagli appassionati, da gente che gioca soprattutto nel tuo ruolo. Parto con anche delle azioni che ho trovato, veramente ho trovato un tuo video online in cui c'era tutto praticamente, quello che mi serviva, quindi. Allora, vediamo, aspetta, che ci arrivo. Questa l'ha Dovrebbe. fatto il mio amico Pape l'anno scorso. Devo un favore, gli devo un favore. Ok, allora, queste sono tutte azioni in cui, se non sbaglio, in questa non fai gol, ma non è importante, raccogli la palla con una mano. E quanto è importante intanto questa parte del gioco per il pivot, no? Cioè, tu lo ritieni un fondamentale il fatto di saper prendere il pallone con una mano? Sicuramente è importantissimo perché ti fa guadagnare quel mezzo secondo che è importantissimo in partita e contro un difensore. Ovvio, non è sempre facile, ci sono mille fattori diversi, Certo. può essere che più che altro che con un braccio di solito ti aiuti anche per far sì che il difensore non ti passi davanti o per tenerlo comunque lontano abbastanza. Quindi una mano lo usi per quella e l'altra in teoria per ricevere il pallone, però come ho detto, sono mille fattori. Io, per esempio, che sudo tantissimo, non è per niente facile riceverla sempre una mano. Infatti uso un sacco di pece io. Ok. Però a parte questo, poi ci sono passaggi comunque forti che non è facile ricevere una mano e mille altre situazioni, però diciamo che se si riesce sempre a ricevere una mano e con l'altro braccio aiutarti per il blocco sarebbe proprio l'ideale. Sì, tra l'altro tu hai posto l'accento su una cosa, effettivamente il ruolo del pivot sei sempre in mezzo a altri difensori, hai sempre le mani bagnate praticamente perché tocchi continuamente magari altri giocatori e non è una Io cosa. sì, ma
Ti posso garantire che i difensori che toccano a me ce le hanno molto più bagnate di me. Quindi può Ok. essere anche una cosa a mio favore, quindi va bene. Ascolta, per quanto riguarda la presa, a una mano, a due mani, a prescindere, è chiaramente una cosa fondamentale per il pivot saperla ricevere in qualunque momento. La palla ti può arrivare veramente in ogni modo. Sei sempre stato così bravo a prendere la palla così veloce o si allena questa cosa? Ah, vorrei dirti una bugia e dire sì, sono nato così, ovvio. Invece no, non è proprio così, anzi, all'inizio proprio non ne prendevo una proprio. No, no, si allena con 1.000 esercizi diversi, soprattutto l'esercizio più facile di tutti è prendersi un tuo compagno di squadra a fine allenamento e, come mi ha insegnato Pasquale Maglione, fartela tirare con i piedi, che innanzitutto, non tutti hanno dei piedi buoni, quindi non arriva sempre lì dove te l'aspetti, e Certo. poi può arrivare anche bella forte. Quindi, pian piano ti puoi allenare con quello, anche dei passaggi lunghi con le mani fatti da un tuo compagno, e poi ci sono mille altri esercizi, non solo questo, ovviamente. Però, no, no, questa è una cosa che si allena, e penso che nessuno nasca che è così bravo da saper prendere già la palla con una mano e tutto. Quanto si arrabbiano i centrali quando arriva un pivot giovane dalle giovanili, no? Le prime azioni, magari il centrale più esperto della prima squadra, arrivano questi palloni veloci e ti sfuggono, no? Io mi ricordo che a Carpi con Bruno, che è stato uno dei miei centrali preferiti, perché veramente giocare con lui è, per un pivot, penso che sia la Certo, cosa è più Luna bella al Park, mondo. sì. Esatto. Diciamo che però lui in allenamento molte volte si arrabbiava, perché innanzitutto per la posizione, così poi se alcuni passaggi ti faceva che tu non la prendi, il più delle volte l'allenatore dà la colpa al centrale, non al pivot, e quindi il centrale poi se la prende col Ecco. pivot, quindi è una cosa. Però no, no, comunque. C'è qualcosa che si può fare anche a casa, per esempio per la presa, non lo so, per qualche esercizio facile, qualche cosa che si può fare veramente con poco. Sì, io adesso per esempio mi sto allenando un sacco con le palline da tennis, e una cosa che ho scoperto da quando sono arrivato in Francia, che è una cosa che sembra sciocca, però invece aiuta molto, sono fare il giocoliere con le palline da tennis è una cosa che aiuta un sacco, aiuta anche, non so, tirare in aria tre palline, oppure schiacciarle per terra tre palline, contro il muro tre palline, aiuta innanzitutto devi stare attento a tutte e tre le palline, quindi non per forza ti devi focalizzare su una sola, e quindi è molto più difficile, alleni intanto la vista. E poi, comunque non è facile, questo lo garantisco, Certo. non è per niente facile. E poi da lì puoi iniziare a fare mille altri esercizi, tipo lasci cadere la pallina tennis, tocchi i ginocchi e poi devi riprenderla prima che cada per terra, mille altri esercizi. Dalla pallina tennis poi passi alla pallamano. Di nuovo giocoliere contro il muro, a lanciare in aria, palleggiando per terra, questi esercizi qua sempre di lasciarla, toccare il ginocchio e prenderla. Mille esercizi che sembrano sciocchi, per non dire un'altra parola, però sono veramente, veramente molto utili. Quindi poi se fai giocoliere piace pure a Sofì, immagino che si diverte Esatto, e con le poi palline è un bel colorate. intrattenimento che in questi giorni è molto utile, quindi no, è un altro. Non tutti hanno un figlio, però. Beh, vabbè, Perché un certo. figlio è un motivo in più. E invece tirare con la mano opposta alla tua? Mi è capitato pochissime volte, sono sincero, perché comunque riesco più o meno sempre. Se la prendo col sinistro, preferisco non tirare e prendere il rigore, sinceramente, perché poi se tiri non si sa mai l'arbitro Che lascia se ti dà giocare. comunque il rigore, ti dà il vantaggio. Però mi è capitato, forse la prima volta è successo a Carpi, che ho segnato con la mano sinistra contro. E me lo ricordo ancora contro Nonantola. Però sì, mi è capitato 2 o 3 volte, non tantissimo, perché come ti ho detto, preferisco fermarmi, prendere il rigore o il 9 metri piuttosto che fare una cavolata. Però, come mi ha sempre insegnato un allenatore a Vigevano, Nicola Conforto, che devi sempre allenarti anche a fare i passaggi col La palla. sinistro, perché non si sa mai che poi in partita ti può servire. Certo, ma tu consigli, ecco, per esempio, quando ti trovi in una posizione scomoda di provare sempre a tirare. Io ho visto anche in questo stesso video c'era un gol che fai sempre in
nel campionato francese senza guardare la porta, diciamo, quindi con le spalle, senza esserti riuscito a girare. È una cosa che consigli o non so, te la sei sentita quella volta, ma magari è meglio prendersi il rigore a volte. Allora, secondo me lo capisce anche un po' dall'arbitro come sta fischiando durante la partita. Cioè, ci sono arbitri che lasciano correre molto di più e quindi falli nettissimi non te li fischiano perché hanno deciso che la partita è un po' più maschia, diciamo, e quindi certe cose non te le fischiano. Quindi lì capisco che forse è meglio urlare, buttarsi per terra, fare poco poco di scena e guadagnarsi un rigore. Invece altri arbitri che lasciano, fischiano molto, quindi sai che anche se tiri al 98% sei sicuro che sarà rigore. E può darsi anche che se ti giri e tiri ti danno anche un 2 minuti a favore, cosa Certo. che invece se non tiri magari ti dà forse 9 metri, forse 7 metri, ma niente di più. Ok, vado avanti col video, vediamo che tipo di azione è, così capisco. Ok, questo è il blocco, perché su questo sono arrivate diverse domande. E intanto se c'è un segnale che ti permette di capire dall'attacco, quindi da come si muove il terzino, se c'è un codice per capire dove fare il blocco, quando fare il blocco, se fare il blocco. Ma questo lo capisci soprattutto in allenamento, cioè conoscendo i tuoi compagni pian piano, tipo a Strasburgo era il primo anno e giocavo, vabbè, con Michele avevo già giocato in nazionale, comunque è molto diverso, però con il terzino sinistro, il centrale, eravamo tutti nuovi, eravamo appena arrivati tutti quanti a Strasburgo e quindi era anche difficile conoscersi subito, quindi pian piano in allenamento. Ti metti d'accordo, sai cosa preferisce il terzino, sai che movimento fa il tuo terzino soprattutto, e quindi lì piccoli segnali. Io, per esempio, adesso a Istria ho due o tre segnali che uso per io scorrere dietro la difesa e quindi magari trascinarmi via due difensori oppure liberarmi lo spazio per me e avere la palla, oppure cambiare il blocco subito da un blocco interno, subito cambiare all'esterno il terzino che cambia direzione. Sono tutte cose comunque che non si fanno così come se niente Certo, fosse, siamo certo. provati in allenamento più e più volte. E anzi, all'inizio quasi sicuramente il terzino prenderà sfondo perché non verrà tipo il cambio di blocco, però pian piano sono azioni che ti danno sempre quei 2 o 3 gol sicuri a partita che alla fine possono servire molto. C'è qualche consiglio, qualche trucchetto per fare anche cose che non si possono dire, diciamo, per fare un buon blocco, cioè aiutarsi magari con la mano nascosta, non lo so, Allora, cose da pivot, dai. quest'anno da un mio compagno di squadra, il capitano del Montenegro, ho imparato che non è una cosa che mi piace fare molto, sinceramente, infatti non la faccio molto perché mi reputo corretto come giocatore, però diciamo che mettere il gomito in gola all'avversario è una cosa che funziona sempre al 100% perché ovviamente non tirargli una gomitata, non sto dicendo questo, Certo. però appoggiargli il gomito qua in gola può essere molto utile perché l'avversario non se lo aspetta mai e in più posso confermare che non è molto confortabile come cosa, quindi Certo. così. Poi prendergli un braccio e tenerselo stretto quei 2 secondi che fa perdere il tempo al difensore poi per chiudere magari sul terzino o usare un po' il fondo schiena all'ultimo momento per dargli quel colpetto che lo fa indietreggiare di quel passo e ti dà il tempo di prendere la palla e quindi avere quel piccolo vantaggio che poi è fondamentale alla fine Il dell'azione. fondamentale del blocco però poi sta sulle gambe sostanzialmente, nella parte Sì, sua convenzionale, diciamo, ecco. sta nel prendere, diciamo che mettere il piede che sta più esterno, più verso la metà campo. Di non farsi passare quel piede lì dal piede del difensore, quindi mettere il tuo piede sempre davanti al difensore, così che per fare il giro ci metta più tempo, o come a me piace, che passi dietro. E una volta che è passato dietro, da lì non dico che è un gioco da ragazzi, però è molto più semplice per il pivot perché da lì sei tu in vantaggio e il più delle volte si ritrova già in aria, quindi più o meno dovrebbe essere quasi sempre rigore. Diciamo che il pivot, forse azzardo un po', ma è una specie di centrale che prende un sacco di botte, nel senso che
Comunque devi avere un'intelligenza tattica stando sulla linea. E tu che cosa fai? Hai un momento di studio, non so, della difesa, capisci dove c'è il difensore più debole, dove quindi ti puoi posizionare perché fisicamente sei più forte di lui. Come gestisci questa cosa? Io faccio un sacco di video anche a casa, a parte quello che facciamo noi in squadra, per vedere un po' la difesa come reagisce in alcuni momenti, cosa fa se ha un terzino tiratore davanti, quindi se sta a muro e quindi sta chiusa sul pivot, e quindi io non servo molto, tra virgolette, cioè non posso ricevere palla, ma posso aiutare il mio terzino a tirare senza magari un braccio del muro. O se esce, quindi lì posso studio come spostarmi, se esterno, interno e così. E ho anche, soprattutto, diciamo che i mancini non sempre sono dei grandi difensori, però quando hanno il cambio lungo non sempre possono cambiare. Ok. E Tipo scale, per diciamo esempio. che... Scale, per esempio. io non ho detto niente, ho detto tutto tu. Lui in No, nazionale però. cambia sempre, no? In difesa o difende Esatto. prima, mi sa. E quindi quando so che c'è un difensore che fisicamente può essere anche 20 kg in meno di me, tutto sono cose da sfruttare logicamente. Quindi non per forza per ricevere la palla, ma comunque sai che questo difensore sarà occupato da te e il numero 3, quello che gli sta a fianco, dovrà aiutarlo. Quindi c'è molto più spazio per il terzino. O quando ti metti fra 1 e 2, la stessa cosa. Il numero 1. È molto difficile che siano più forti di un pivot e quindi si crea quel vantaggio che poi aiuta tutta la squadra. Invece quando inizia la partita e davanti hai soprattutto principalmente i due terzi che sono anche più grandi di te, due armadi, cioè che è una cosa che magari nel tuo caso succede spesso a livello giovanile, per esempio per un pivot giovane che magari ci ascolta, può capitare più spesso, ecco, nel campionato giovanile un pivot che non è già strutturalmente, fisicamente pronto. Del tutto fatto, come nel tuo caso, arriva e si trova a due terzi difensori importanti. C'è qualche trucchetto per sgusciare, non lo so, per posizionarsi? Guarda, io mi sono sempre trovato male in difesa a difendere su un pivot che fosse più piccolo di me. Ok. Perché una volta che si mette basso sulle gambe col baricentro basso, una volta che prende palla e la prende molto più facilmente di quanto tu la possa intercettare, perché è molto più difficile per te, è durissima fermarlo. E idem, quindi quando io gioco con difensori che sono 2 metri, 2 metri. Qualcosa in più anche, chiedo sempre ai miei compagni di squadra di darmela bassa, perché bassa posso sempre al massimo prendere un 9 metri se non riesco a fare altre cose, Certo. o cerco di giocare comunque nello spazio, quindi di correre un po' così che loro comunque sono un po' più lenti e trovare in quegli spazi lì la possibilità di ricevere la palla, come per esempio contro la Russia, che aveva difensori molto grandi fisicamente, Karalash, Zinnikov e così, era molto difficile prendere dal blocco e lottare. C'è gente che comunque ha vinto la Champions Certo. non a caso. E invece spostarsi negli spazi può servire a me per ricevere palla, ma può anche aiutare i miei compagni a far finta di un passaggio, il difensore che si sposta e quindi si crea tutto lo spazio per loro. Allora, vediamo che cosa abbiamo dopo. Perché non me le ricordo tutti. Ok, allora intanto no, prima di passare a questa parte qua, ti volevo chiedere quante ne succedono che il pubblico non vede sull'area dei 6 metri, sulla linea, con i difensori? È una vita dura? Sì, diciamo che non è tanto una bella vita, ecco. Preferirei essere un'ala a volte, ecco, diciamo Ah, così. c'era un commento che è arrivato che era qual è il peggior trattamento che hai ricevuto sull'area dei 6 metri, diciamo, il dispetto peggiore. Ma sai cosa che non te ne accorgi neanche più di tanto, perché sai che prenderai tante botte, quindi boh, magari se uno ti tiene una gomitata in bocca, per esempio, magari dici, vabbè, magari non l'ha fatta apposta. Dentro di te sai benissimo che l'ha fatta apposta, però sei talmente abituato che dici, vabbè, amen.
cercherò di darle indietro in qualche altra maniera, però. Vabbè, poi tu difendi terzo, quindi gliele ridai sostanzialmente. Esatto, ma più delle volte quelli che fanno così fanno solo difesa, quindi non puoi ridarle quando tu sei in difesa. Quello è il problema. Però no, anche in attacco riesci anche tu con qualche colpetto come ti dicevo prima, anche solo del gomito sulla gola a darti quella piccola vendetta. Ecco. Però no, diciamo che per fortuna fino adesso ho trovato sempre giocatori comunque molto rispettosi, non gente che cerca di infortunarti Certo, questo. per fare queste cose qua. Però non si sa mai, cioè. C'è sempre qualcuno che quella piccola scorrettezza la fa, però, come ti dicevo, piccole sì, ma grandi cose per fortuna non ho mai ricevuto. C'è anche quello che in NBA si chiama trash talking, cioè si parla Quello mi è capitato quest'anno, poi soprattutto, che era la mia prima esperienza in prima divisione in Francia. E sì, qualcuno. Ti dà un po' di fastidio, diciamo, ecco, almeno cerca di infastidirti, però no, Non esattamente testi del Vangelo. cerco di non farmi prendere la testa, ecco. Non esattamente testi del Vangelo, immagino. No, ma sai che sono più battutine come cerca di dirti, ah, fa caldo, mamma mia quanto sei Ah, sudato, sai, ok. cose proprio. No, solo una volta mi è capitato che qualcuno mi insultasse pesantemente. Però lì lo reputo più stupido come giocatore, ecco, Certo. non è nella mentalità sportiva. Però quelle frasi tipo quanto sei sudato, quanto dura ancora, sai quelle frasine per distrarti un po', quelle sì, capitano molto molto spesso. Vabbè, fa C'era parte del. l'allenatore di Bri quest'anno, l'allenatore di Bri che mi parlava in italiano. Sì. Eh sì, è stato uno spettacolo, poi ero contento perché abbiamo vinto, ma tutta la partita mi parlava in italiano, soprattutto quando poi giochiamo in inferiorità che parto dalla destra per tagliare, mamma mia, inizia a dire: ma cosa ci fai, Ala? Ma tu sei pivot? E tutto in italiano poi super corretto. Quindi ero lì che ridevo e dicevo: ma lasciami stare, cosa vuoi? Dramma. Va bene, senti, invece questo era per. Allora, sì, questi sono una serie di gol. Aspetta che trovo. Sì, intanto come hai migliorato? Sì, la velocità nel girarti. Perché chiaramente poi più sali di livello, più devi imparare a girarti in pochissimo spazio in una frazione di secondo, perché sennò in un secondo intero già hai il difensore addosso. Sì, ma diciamo che questo l'ho migliorato un sacco nei 2 anni ad Angers perché facevamo molto allenamento individuale e quindi qua l'ho continuato a Strasburgo, a Istra anche, però diciamo che ad Angers avevo molto molto più tempo per farlo e puoi anche fare solo un esercizio facilissimo che metti un cono a 1 metro da te, l'altro cono a 1 metro da te con due difensori e il centrale ti passa la palla e appena ha lasciato la palla dalla sua mano, subito i due difensori vengono a chiudere. Tu devi essere bravissimo a o prendere il contromovimento del difensore che sta arrivando, oppure subito buttarti in aria così che se i difensori ti chiudono ma tu hai già il braccio dentro i 6 metri, è già almeno rigore. E comunque poi ci sono un sacco di esercizi anche con i pesi per rafforzare l'addominale, per rafforzare questo movimento qua del girarsi uno contro uno col difensore e tutte qualsiasi cosa che vediamo da fare anche dai pivot più grandi, tutto è allenato, tutto si può allenare, tutti possono arrivarci più o meno bene, questo è ovvio, però tutto si può allenare. Forse la velocità del girarsi è ancora più importante dell'elevazione per un pivot, perché adesso sto vedendo anche queste azioni. In effetti tu hai poco tempo per andare su, praticamente. A volte non salti nemmeno, in realtà. Guarda, a volte quando salto penso di saltare sempre e stare in aria 30 secondi io sempre, no? Invece poi quando Poi vedi arriva. il video e dici. Esatto. Quando riguardo i video vedo sempre che invece ho saltato tipo 3 mm e vabbè. Però sì, io sono un pivot che preferisco buttarmi a terra quando tiro e come vedo da tutti i video più o meno sono quasi sempre a terra. Tranne quando ovviamente c'è il tempo e tutto, quindi di guardare un po' il portiere e saltare e prendere il tempo, però più delle volte sì, sei per terra, appena finito di combattere ti butti per terra
anzi, lì forse ancora riesco a vedere ancora meglio il portiere e a vedere bene dove tirare. Secondo me i tiri che sbaglio più volte sono quelli dove prendo tutto il tempo di saltare, guardare bene il portiere, lì quasi sempre sbaglio. Non so perché, ma è una cosa che Ecco, non mi è mai, anche in allenamento. questa pure è un'altra domanda. Era che cosa guardi del portiere? Chiaramente, sempre considerando che spessissimo hai veramente poco tempo per decidere, praticamente. Anzi, a volte magari rischi che te lo trovi già quasi attaccato. Sì, ma quello che guardo di più sono i video, ecco. Faccio video e guardo come si comportano sulle parate dai pivot. Ci sono portieri che stanno molto con le braccia che non coprono sopra la testa, quindi so che lì è spazio libero per fare, come la chiamo io, foglia morta o come si chiama in Francia, shabalà. La sfoglia per appoggiare il La pallone. sfoglia, esatto. In Italia si chiama in mille modi diversi, ovunque vai. Oppure so che alza sempre una gamba e quindi so che potrò schiacciarla facilmente. Oppure so che esce molto, quindi potrei giocarmi il pallonetto o così. Però il più delle volte cerco di spostarmi di saltare verso un lato, di portare il portiere con me e poi da lì vedere qual è la soluzione migliore. Però parlando così sembra che hai 20 minuti per farlo, hai tutto il tempo. Invece è una cosa proprio di piccoli decimi di secondo, perché come detto. Tra l'altro non salto neanche tanto, quindi è ancora meno il tempo. E questa è una cosa che si allena un sacco in allenamento e anche in partita, con l'esperienza poi pian piano diventa, tra virgolette, più facile. Che varietà di tiri ritieni che sia importante per un pivot? Per esempio, io girelle non ricordo di averne commentate su tue partite. Credo di no. Gelli ne ho fatti forse 2 l'anno scorso, forse. Gella non è il mio forte, no? Nessuno mi ha mai insegnato a farle, e quindi io ci provo un po', ogni tanto in allenamento le faccio, però in partita diciamo che sono molto più sicuro su altri tiri, ecco. Però sicuramente per il pivot sono importanti le girelle, questo è poco ma sicuro. È importante saper fare un pallonetto, cosa che pian piano io sto ancora migliorando perché non sono ancora molto bravo. E poi il saper usare molto il polso, che quando sei per terra riuscire ad alzare la palla per tirarla appena sotto la traversa è la cosa più importante, perché molti portieri quando ti vengono per terra vengono per terra con te perché sanno che è molto difficile questo tiro. Oppure il tiro in semi-erect, quando ti salti di piegarti tutto per bene e usare il braccio per schiacciarlo in mezzo alle gambe, quello è un tiro che è quasi sicurezza, lo potrei chiamare come tiro. Sì, saper tirare di fianco alle orecchie del portiere è anche molto, molto importante a Che volte, ai anche portieri se non piace di molto. solito. Sì, non spesso, però sì, diciamo. Ai portieri dico, non è che piace tanto, come cosa. Ah no, no, i portieri no, per niente, i portieri, anzi, lo fanno arrabbiare ancora di più. Quindi può essere anche un arma a doppio vantaggio questo. Bene, mezz'ora, tonda tonda. Quindi direi che abbiamo risposto a Perfetto. tutte le domande che sono arrivate. E non ti prometto di non disturbarti più in questa quarantena, in questa chiusura. Guarda, anzi, ogni cosa che mi hai fatto fare mi è piaciuta, come ti ho detto, anche Bene. l'intervista con Maio è stata una cosa che, sai, che sono quei 45, mezz'ora, 45 minuti che passi durante la giornata che ti volano. Se ti volasse così la giornata, le giornate in quarantena sarebbero proprio cortissime, invece no. Va bene, grazie Andrea, grazie per aver Grazie accettato. mille a te, Matteo. Potete rivedere questa intervista domani, quindi domenica, su Facebook e su YouTube, sui canali naturalmente della federazione. Buona palla a mano a tutti. Ciao, ciao, ciao. No.